Ok, bentornati sul secondo canale di Grandi Tecnici. Oggi ci avventuriamo nel sesto episodio. Il quarto e quinto episodio sono stati davvero pieni di azioni, pieni di cose, sono successe un sacco di cose. Io spero che oggi avvenga altrettanto. Vediamo un po' la mappa. Vediamo un po' la mappa. Ok, possiamo provare a tornare indietro e proseguire verso destra in questa fortezza o andare in su. Io andrei in su. Io ho il presentimento enorme che presto ci sarà un boss tosto e cattivo. Venite, venite. Perché è troppo tempo. E non pensiate che mi sia dimenticato di quel boss, la Brood Mother, il super corvo gigante, perché non me ne sono dimenticato. Semplicemente è noiosissimo da affrontare, ho già capito che tipo di boss è e mi sa molto di facoltativo, anche perché non sarei arrivato fin qua. Quindi preferisco andare avanti per adesso. Ah, ecco, allora sì che ci sono i boss con la nebbia, quella là, quel Brood Mother non era un boss vero e proprio. Ah. Chissà se ai boss, e io ho paura di che cosa sto per incontrare, chissà se nelle boss fight ci sono dei... Ma dove sono le mie Twisted Figurine? C'è la possibilità appunto di usarle. O siamo soli con noi stessi? Probabile. Dai. Ok. Sono curiosissimo. Sono contento che questo sesto episodio si apre direttamente con un boss. Sì, questa è la nebbia. Wardik, Feral Master of the Guard. Ah, oh, oddio, Wardik, la guardia ferale. No, il maestro delle guardie ferali. Una roba del genere. Sì? E io ti uccido così. No, 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 non ti uccido così. Scherzavo, scherzavo. Cosa c'è qua? 50 midollo. Mi hanno fatto sprecare 50 midollo perché mi ucciderà. Mi ucciderà più e più volte questo qua. Dai, attaccami. Bravo. Sì, ma non lo ucciderò mai a questa velocità. Perché? Aveva uno scudo. Comunque c'è un parametro in più rispetto a Dark Souls a Dark Souls in questo gioco. Per quanto concerne la difesa. Ogni scudo ha un angolo di parata. Che interessante. Certo, lo so, in Dark Souls sta cosa è tradotta direttamente con una cosa detta hitbox. Non c'è neanche bisogno di esplicitare l'angolo di parata, perché lo scudo è proprio fisico. Però non sarebbe affatto male, ma basta, devo tornare a Falò. Mi sono fatto quasi uccidere da questi, che sono delle pippe. Fantastico quel boss. Altro che Pantegana, quello è una Pantegana. Io sono un Roboroski in confronto. Un topino di campagna, ma neanche, sono una pippa proprio. Però visto che avevo un'ascia, ecco, le asce non sono armi che apprezzo. Non ho mai usato in ascia né in Dark Souls 1 né in Dark Souls 2. In Bloodborne invece lo userei, perché dato che è trasformabile è molto più versatile, però di solito sono lente, hanno poco raggio. Andiamo, vita piena, pronti. Questo inizia aggressivissimo. No, voglio non uccidermi subito così. Per favore, voglio almeno 100 e passa midollo. Questo boss però deve darmene almeno 300 di midollo. Sì, me ne darà un 300, immagino.
Figurine. Ok, brave. Sì, ma se io subisco danni con questi, non va bene. Ah, ma bastava ucciderli in questo modo. E allora qua posso farmare midollo. Buona sapersi. Riposo. Si va. Venite, venite. Oh, vieni. Ok. Fatto. Rivoglio tutte le mie frecce. Ne ho perse due. No, eccole. No, non erano quelle di adesso. Bene, affrontiamo questo boss con estrema calma. Prima di tutto, esaminiamo. Di nuovo, ho fatto la stessa cazzata. Esaminiamo l'ambiente circostante. Mi ha one-shottato. Mi ha one-shottato. È proprio un Souls. Però, se one shot in questo modo, io non so bene come fare, sinceramente. Io per adesso lo so che non vinco, lo so benissimo. Lo attacco più che tutto per comprenderne le mo per comprenderne i moveset. E capire che spazi di attacco ho. Ho dei spazi piccolissimi. E l'attacco in schivata non posso farlo perché la schivata mi serve per scappare appena dopo l'attacco. Devo capire in base a cosa capire quando fa l'attacco doppio, il doppio fendente, la doppia spazzata anzi, e quando invece fa l'attacco singolo. Dovrei sapere. Devo osservarlo. I boss dei Souls vanno osservati, null'altro. Studiati, vanno proprio studiati con tutta la calma del mondo. Cioè, affrontare un boss in questi giochi non è necessariamente pensare di vincere. Una vittoria è già capirne il comportamento. Ok. Perfetto. Adesso devo solo comprendere quando fa quell'attacco, così da ripeterlo in futuro. Vabbè. È veramente un casino, veramente un casino. Che poi se uno ci pensa, non è molto differente da un combattimento su tre dimensioni, eh? Una boss fight. Ma in generale il combattimento di un Souls. Perché gli attacchi, sì, c'è l'inclinazione, in alto e in basso. Bene, sono bravo. Torno al falò. C'è l'inclinazione, siamo d'accordo. Però è molto raro trovare boss che sfruttano o contro cui sfruttare un ambiente tridimensionale. La maggior parte delle arene sono bidimensionali. Certo ci sono delle increspature nel terreno, sempre, però non ci dobbiamo aspettare dell'asfalto, ok? Però non è tridimensionalità. Insomma, non ci sono quasi mai alture da sfruttare, cose del genere. Ci dovrei pensare un po' e verbalmente sono certo molto pochi. Io voglio riuscire ad arrivare a quel boss senza quelli dietro. Io adesso provo una cosa. No, non ha funzionato. Sono veramente soddisfatto di aver livellato quest'arco. Si sta rivelando l'arma più utile.
Vabbè, ovvio, senza Claymore non andrei avanti, però quest'arco, complimenti. Adesso io provo ancora questa volta a uccidere il boss. Se proprio non ce la faccio, a quel punto, però di nuovo mi sono fatto fregare. Basta tu. Ma io non lo sapevo che c'era il tiro caricato, che fa molto più danno, giustamente. Bellissimo! Cioè, ho passato tipo 3 episodi, no, forse solo 2 per fortuna, ad usare l'arco in maniera scorretta. Incorretta. Potevo fare così, che fa il doppio del danno quasi. Boom! Boom! Quindi anche il boss, affrontando in questo modo qualche possibilitina in più, ce l'ho. Adesso invece che una su 100 sono 2 su 100, però. La sensazione di attraversare la nebbia in un qualsiasi Souls è stupenda. Ok, concentrazione, l'unica cosa che serve. Concentrazione e studio del combattimento. Colpisci? Colpisci? No, 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 ho sbagliato, ho sbagliato. Stamina? Ok. Le mie figurine stanno ferme lì, avete visto? Si può uccidere così. Se i miei calcoli ottici non sono sbagliati, posso ucciderlo a forza di frecce. Devo però caricarle molto bene. No, anche senza caricarle, ce la faccio, ce la faccio. Lo batto così. Perdonate lì il combattimento da inetto, perché questo è un combattimento brutto da vedere, appunto, e anche inefficace, però mi sa che per ora è il modo più veloce per batterlo. Sì, assolutamente. E quindi farò proprio così, mi sa. Che cosa sto facendo? Ormai voi non mi fate più paura. Ora che ho scoperto la freccia del potere. 31 gli faccio questa freccia. Veramente sgravo quest'arco. No, non voglio sprecare frecce. Per questi due utilizzo il fuoco. Perché mi ha sfondato la guardia così, in questo modo becero? Ah. 13 minuti e ancora non ho battuto il boss. Madonna, me la sto cavando malissimo, malissimo. Questo episodio è proprio, vi sto regalando un gameplay orrendo, me ne rendo conto, me ne rendo conto. Comunque dicevo, io sono stato settimane, mesi in alcuni casi su certi boss di Dark Souls. Questo perché non ho mai voluto cercare l'aiuto online, li ho sempre battuti in solitaria. Però veramente certi boss mi hanno fatto penare. Sulle tre sentinelle, credo di esserci stato 2 o 3 settimane. Su il guardiano del trono, il custode del trono, anche lì ci sono stato 3 settimane, un mesetto. Sì, poi volete chiamare degli amici?
hanno organizzato una festa. Hanno organizzato una festa. Che mi ha colpito con una freccia. Potrebbe essere stata la mia figliolina. Sarebbe fastidioso. Via! Mi ha colpito. Sì, non ho voglia di rifare tutto, ma ne mangio uno. Ok, proviamoci. Mi è venuto in mente adesso, parlando di boss, che figata sarebbe se l'ultimo boss fosse un gatto gigante. Banale come la morte, però. Ok, arco e basta. Ce la posso fare. Stamina, stamina, stamina. Ok. Via. Comunque non so se qualcuno che mi segue ha questo gioco. Ma da poco hanno rilasciato una patch. Salute, grazie. Hanno rilasciato una patch che ha tolto qualche bug. Ma le mie figurine fanno quello che faccio io. Stanno usando l'arco. Dai. Mi hanno ucciso praticamente. Rifare. Quindi le figure simulano. Simulano che? Perché hanno l'arco? Quindi. Ah, ok. Avevo frainteso io, avevo. No, 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 no. Voi due no, eh. Avevo compreso la palla di fuoco come fosse la lancia. Quindi con attacco al coperto, ma non è così. Morite. Ok. Ho fatto una strage, però. E non ho preso il midollo. Ho fatto una strage, ma ho anche fatto dei danni. Ho preso dei danni più che tutto. Muori. Hai un esercito di arcieri. Vai, Leonida, muori. Guardate quante frecce aveva addosso. Dai, sopravvivi all'attacco delle frecce. Dai. Non ti muovi. Stiamo qua tutto il giorno. No, non stiamo qua tutto il giorno. Fammi in faccia. Un'altra. Muori. No. Ora. Adesso devo recuperare 13 frecce, che credo proprio che le troverò senza troppi problemi. Infatti. Wardrick. Sto cercando di capire con connubio di parole. Sicuramente nel nome c'è Warden. Anche perché è una specie di custode. No, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Edric. Mi viene in mente solo da Edric, che però è una razza elfica. Mi pare di sì, tipo alti elfi in Skyrim. Sì, credo di sì. No, elfi oscuri. Elfi oscuri. Più probabile elfi oscuri. Skyrim l'ho giocato nel 2011. Mi ricordo bene la data di uscita di Skyrim, è uno dei pochi giochi di cui ricordo la data di uscita, perché è uscito l'11 novembre 2011. 11-11-11, sì. Molto, una bellissima strategia di lancio. Apprezzabile. L'ho colpito.
Qua frecce a iosa. Ok, voglio avere la stamina piena prima di sparare una freccia o più. Ora, via, stamina. Schivata. Freccia, via. Ok, via, solo pensare alla stamina, solo pensare alla stamina. Via. È una bella facilitazione avere il lock anche quando il nemico è fuori dalla nostra visuale. In Dark Souls sta cosa non c'è, se ti allontani troppo i nemici si sbloccano. Molto fastidioso, ma giusto così. Dai, via! Ok, queste ultime 16 frecce io le lancio veloci, non voglio correre rischi. Due frecce grosse è morto, due frecce ancora, una freccina, freccina! No, mancato, dai, attaccami. Boom! Sì, 200 frecce, ma non mi ha dato niente. Assolutamente nada. Ho un punto abilità, che adesso vediamo dove metterlo, però. Io praticamente ho completato metà elenco. Metà elenco. Non è che sono già arrivato a metà gioco. Sarebbe tristissimo. Allora, Well Timed Block. Questo qua abbiamo capito che è il parry, quindi se usiamo lo scudo come parata all'ultimo possibile secondo, stunneremo i nemici che saranno indeboliti per un attimo. È estremamente efficace quando viene combinato con la deflezione dei proiettili, spinning attack. E io prendo questo, non me ne frega niente. Spinning attack sarebbe attacco rotante. E con la Claymore vi lascio immaginare. Right trigger after previous wide attack. Bellissimo! Ma è fantastico, mi piace, mi piace. Allora. Cioè, non ci ha dato neanche abbastanza ossa per fare un livello. Adesso, vediamo il prossimo falò. Lascio ovviamente se lo tiene lui. Vediamo il prossimo falò che sarà qua. Oh mio Dio, quanta luce! Oh! Un gatto! Questo è un gatto! È un gatto siamese! Ragazzi, chiudiamo qua l'episodio. Sono crudele, ma io voglio farvi vedere questo con calma nel prossimo. Mi sto emozionando, fantastico, fantastico. La musica, sentite la musica. Meraviglioso. Stoppo qua la registrazione, ci vediamo alla prossima. Ciao.